Vai. Buonasera, allora io invece vi racconto, vi faccio vedere molto brevemente un lavoro che è un lavoro in fieri, quindi sarà pronto, alcune cose possono essere già sperimentate, anzi se qualcuno di voi insegna potrebbe fare un piloting che significa sperimentare alcune di queste attività direttamente in classe nei prossimi mesi, va bene. Il lavoro fa parte anche questo di un Erasmus Plus, diverso da quello appunto a cui siamo, che invece è stato messo su da questa associazione di insegnanti di storia in Europa che si chiama Euroclio. In questo momento io faccio parte dei gruppi di ricerca di Euroclio, sono in due gruppi, uno che è quello più serio di cui parliamo stasera, che è Learning to Disagree, l'altro che è quello un po' più divertente, che si chiama Football Makes History, poi parleremo anche di quello nel secondo modulo, eccetera. No? Si tratta di questo, noi siamo 20 docenti di diverse nazioni, Euroclio è iniziato, questo è importante anche per la cittadinanza, con un'associazione di insegnanti di storia che aiutava essenzialmente alla democratizzazione dei programmi di storia dell'Europa dell'Est. Quindi c'è una prevalenza ancora oggi di docenti dell'Europa dell'Est e un po' quelli dell'Europa dell'Ovest, per quanto noi i nostri problemi li abbiamo, fungono anche da facilitatori in questo processo di democratizzazione. Una cosa per tutti, noi oggi abbiamo parlato di Spagna eccetera, noi abbiamo la libertà tutto sommato di adottare per ora almeno i manuali che vogliamo in tutta l'Europa dell'Est, Grecia compresa, va bene, esiste il manuale, il testo di Stato per la storia, quindi non è possibile andare oltre certi limiti che vengono dati. Allora, il lavoro di Learning to Disagree è partito praticamente quasi un anno e mezzo fa, terminerà, è iniziato in Serbia, terminerà in Serbia. Questo è anche un fatto simbolico perché ad aprile ci sarà appunto questo grosso convegno di Euroclio dove tutti i workshop saranno basati sul lavoro che è stato fatto attraverso le Disagree. Tutti i lavori poi, che sono praticamente delle attività didattiche insieme a un manuale per la valutazione del lavoro e un manuale di tecnologia didattica saranno pubblicati su questa piattaforma, va bene? Adesso non ci sono, se andate a trovare, però diciamo che nel giro di un paio di mesi noi a dicembre ci vediamo per l'ultima volta come gruppo ristretto, diciamo che dopo dicembre questi materiali saranno, come dire, pubblicati. La prossima cosa si chiama Historiana ed è una piattaforma di didattica della storia, dove voi trovate tra l'altro diverse cose, vedete, sono selezionate per contenuto storico, per anche risorse per la didattica, perché ci sono proprio dei lesson plan, adesso poi ve ne farò vedere brevemente uno che è il mio, va bene, che tra l'altro ci riguarda, perché riguarda la flora, va bene, quindi lo sbarco degli albanesi qui a Bari, quindi ha particolare valore anche per noi come storia locale, però questa volta è una storia locale che noi cerchiamo di portare a livello della storia europea, e questo è molto interessante. Poi ci sono collezioni di forchi, eccetera. Ovviamente la lingua veicolare è l'inglese, va bene, quindi la maggior parte delle attività che voi trovate saranno in inglese. Per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo con le Disagree, la guida didattica e la guida per la valutazione poi saranno tradotte nelle lingue dei partecipanti all'azione, quindi ci sarà la traduzione italiana di queste cose che ovviamente tocca fare al sottoscritto quando appunto sarà finito il lavoro, e oltre a questo alcune delle unità saranno tradotte in italiano. Tenete conto che l'unità che vedrete è in realtà una retrotraduzione, cioè le fonti che state vedendo sono fonti italiane, quindi non è che deve essere tradotta l'unità, deve essere semplicemente rimessa, cioè presi le fonti, riestratte e messe in italiano, non c'è nulla di particolare da fare. Quindi questa sarà la piattaforma. Tra l'altro, se volete avere anche materiali che abbiano una prospettiva, diciamo, multinazionale di storia, Historiana è un luogo dove potete andare, perché c'è anche un'attività che stiamo facendo in questi mesi che è crowdsourcing, cioè nel senso noi facciamo dei webinar dove ci sono diversi docenti da diverse parti d'Europa che in qualche modo poi raccolgono fonti su un argomento particolare. Ad esempio, per un ultimo webinar era sulla caduta del muro di Berlino, no, quindi
poi si prepara con queste fonti che arrivano un'attività che viene preparata in qualche modo dalle cose. Quindi è molto interessante perché poi sulla caduta del muro di Berlino non avete solo fonti italiane, ma fonti britanniche, fonti dell'Europa dell'Est, che talvolta sono quelle che noi studeggiamo di meno da questo punto di vista, che sono importanti proprio per la nostra. Allora, come è funzionato l'Energy Service? L'Energy Service significa imparare a non essere d'accordo, quindi evidentemente si tratta di fare unità, si è trattato di fare unità di apprendimento, di lavorare sulla storia calda, cioè su argomenti che in qualche modo sono oggetto di discussione e su cui ovviamente ci può essere discordia, no? Eccetera. L'importante, cioè, l'idea è quella di insegnare ai ragazzi a trovare un giudizio equilibrato anche su cose dove ci possono essere una varietà di punti di vista. Infatti vedete che vi ho aperto questa cartella, questo è il drive personale di Europio a cui io posso accedere facendo parte del gruppo, che si chiama varietà dei punti di vista. Allora, una prima cosa che abbiamo cercato era di raccogliere materiali con diversi punti di vista su un specifico argomento. Sono tutti argomenti di storia contemporanea, anzi molto contemporanea per il metro che usiamo in Italia, cioè nel senso che in Italia noi tendiamo a essere molto indietro, diciamo che per esempio per i francesi già la cosa viene ad essere diversa, eccetera. Si sono scelti 5 campi, in realtà il topic 5 che vedete non è stato sviluppato, gli altri 4, i primi 3 sono praticamente tutti sviluppati, il 4 lo stiamo sviluppando. Se è andato adesso Luigi Cagliani, cioè, tra l'altro nel quarto ci sta anche un suo brano, adesso poi lo spiegavo, perché sto preparando un'attività didattica sulla questione della demolizione o meno della memoria dei monumenti del fascismo. Sapete che c'è stato questo articolo del New York, poi c'è stato un dibattito, Cagliani è anche intervenuto, quindi stiamo cercando di fare questa cosa. Allora vedete i 4 topic sono People on the Move, che è il gruppo di lavoro a cui io poi ho partecipato, che significa appunto gente in movimento, quindi ci sono tutta una serie di attività specifiche sulla emigrazione. Poi abbiamo Borders, quindi la questione dei confini, Surviving Under Pressure, che invece per esempio esamina questioni tipo la guerra fredda, cioè vivere in momenti di dissenso, eccetera. Il quarto topic, vedete, cultural heritage, quindi il patrimonio culturale. Questa ultima attività che sto finendo di preparare, appunto, entra in questo topic 4, dove abbiamo partecipato tutti. Noi siamo stati divisi nei 3 gruppi precedenti, dovevamo fare freedom of expression, ma il tempo non ce l'ha consentito, e quindi voi troverete poi questo tipo di argomenti. Che tipo di attività si prepara? Adesso vi faccio vedere più o meno quella che ho preparato io per darvi rapidamente un'idea di come funziona. Non vi faccio vedere il football manager. Vediamo se carica. Allora, questa è l'attività sull'Aurora, va bene? Vedete come sarà più o meno fatta, poi sarà ovviamente pubblicata nel format di storia. Ora, ovviamente la prima cosa che si vedrà è la famosa foto del porto di Bari, no? Che tutti conosciamo, però la conosciamo noi perché noi siamo di Bari. Tenete conto che questa è una foto molto particolare che talvolta è stata usata anche nei social come fake, no? C'è l'invasione degli migranti e si mette questa foto, poi noi non sappiamo che quella è l'Aurora a Bari, però se la vedono in Gran Bretagna pensano veramente c'è questa invasione, dov'è, eccetera. È l'unica foto, uno dei nostri problemi che dobbiamo gestire, non la libertà, cioè il copyright. Questa era una foto free che ormai è diventata libera da licenza e quindi si potrà usare. Si partirà appunto da una serie di attività che saranno su questa foto, va bene? Cioè una serie di domande. Poi gli altri materiali sono questi, ve li faccio vedere. Qui c'è una breve spiegazione, perché ovviamente capite bene che non è che in Francia sanno cosa è successo a Bari, eccetera, ma le spiegazioni molto brevi, va bene?
questa dovrebbe essere un'attività che dura in tutto 90 minuti in classe, con un compito assegnato poi, uno short essay assegnato fuori, eccetera. Quindi c'è questa cosa, e vedete che qui ci sono le finalità. Gli studenti studieranno la situazione 25 anni fa, ci sarà anche una specie di cronologia di linea del tempo che gli sarà fornita, cercheranno di individuare le differenti opinioni sull'immigrazione, sentiranno la distanza e la prossimità del fenomeno storico, no? La migrazione è un fenomeno che viene sempre visto come un fenomeno di attualità. L'idea di usare il caso del lavoro è un po' come partire da un punto d'origine della storia contemporanea, va bene? Questa era l'idea di questo case study, identificare le differenti opinioni, va bene? Questo sarebbe a 17-18 anni, e qua inizia il testo. Questo testo, sicuramente adesso non lo riconoscete, è un testo di Alessandro Leorade, che appunto adesso io ho tradotto in inglese, però ovviamente c'è tranquillamente in italiano, che è il testo che Leorade scrive praticamente 20 anni dopo, quindi 5 anni fa rispetto, 5-6 anni fa, eccetera. E dove qui fa un bilancio di quello che è successo. Quindi vedete, si inizia da questo primo testo, che è un testo di bilancio, cioè si dà ai ragazzi questo testo. Su questo testo i ragazzi lavoreranno in comune, risponderanno a delle domande, dopodiché iniziano una serie di testi dell'epoca. L'opinione famosa, appunto, del sindaco di Bari dell'epoca, no? Che sapete fece tanto scalpore, perché appunto si disse che non andava col governo, le testimonianze di due che sono poi diventeranno tra l'altro i leader della rivolta nello stadio, che sono Iuli e Alti, il testo di Claudio, l'intervista a Claudio Martelli, che non dobbiamo dimenticare, all'epoca era il vice primo ministro ed è anche, come dire, l'autore della prima legge sull'immigrazione che ci sia stata in Italia, che era molto meglio di quelle che abbiamo adesso, però voglio dire, in fin dei conti qua Martelli dice cosa il governo fece, eccetera. Questa è un'intervista del 91, e queste sono, diciamo, le quattro principali cose. Cosa si fa? Vedete che qua ci sono una serie di domande che vengono fatte ai ragazzi, ogni gruppo, la classe viene divisa praticamente in quattro gruppi, ogni gruppo ha un testo e deve iniziare a vedere qual è l'opinione che in qualche modo viene detto. Ci sono una serie di informazioni supplementari che in qualche modo vengono dati sui testi, che può avere l'insegnante o può dare agli studenti. Questa sarà una scelta, perché ovviamente noi sappiamo chi è Alessandro Leorade, ma voi dovete entrare nella testa di quelli che non lo sanno. Dobbiamo dire chi è Enrico Dalfino, ovviamente il sindaco, Claudio Martelli, perché a noi può sembrare ovviamente scontato, tra l'altro diciamo chiaramente, se noi parliamo con i nostri ragazzi di chi è Enrico Dalfino e Claudio Martelli, non è che lo sanno, lo sappiamo noi perché siamo di un'altra generazione, ma loro si chiederebbero ma questi da dove spuntano, eccetera. Quindi queste sono tutte le informazioni, e poi alcune informazioni anche su Iuli e Alti, che sono i due protagonisti. Dopodiché, appunto, alla fine, questa è l'inquiry question, questi sono i learning outcomes e questa è la descrizione delle attività. Il primo è un periodo dove gli studenti discussero cosa dice il testo 1 con le domande. Nel secondo periodo, 30 minuti, la classe si divide in 3 o 4 gruppi e vedono le differenti prospettive. Ricordiamoci che l'idea è variety of viewpoints, quindi in questo caso di Martelli, Dalfino e Iuli e Alti, che sono ovviamente eccetera, e alla fine dell'attività si proporrà uno short essay di circa 250 parole. Ovviamente l'attività è pensata per l'inglese, quindi non è molto estesa nell'estensione, eccetera. Vedete che esiste, non so se si riesce ad aprire, esiste un timeline fatto con questo programma che si chiama Sutori. Vediamo se si ha un timeline, forse dovrei entrare con i loghi. Va bene, Sutori, in qualche modo in questo timeline c'è praticamente la caduta del regime di Enver Hoxha, ovviamente si parte dalla caduta del muro di Berlino, la caduta contemporanea di Enver Hoxha, quello che succede in Albania
e perché si arriva a Gesù. Quindi questa è una delle attività. Qui avete le domande, va bene, che vengono presentate, per esempio, dopo la foto, no? Che cosa vedete in questa foto, cosa individuate, alcuni elementi chiari. La foto è molto confusa, anche se si può vedere più grande. Cosa pensate stia accadendo? Cos'è il tuo sentimento? Tu hai fatto un errore, lo devo correggere sulla foto, va bene? Poi si divide la classe in quattro gruppi, a ogni gruppo si viene data questa cosa, poi ogni gruppo presenterà il punto di vista e poi ci sarà un debriefing, va bene? Dove le domande guida del debriefing sono quelle che vedete qui catalogate, come ti senti di aver parlato per il tuo personaggio, no? Perché uno può trovarsi con un personaggio con cui non trova per nulla empatia, no? Dice, Martelli non mi piace, però ho dovuto comunque interpretare Martelli in questo caso. Come il passaggio del tempo ha cambiato le cose, cosa ti suggerirebbe il caso di Bari su come si potrebbe pensare della, cosa si potrebbe pensare della recente migrazione? Va bene, il caso di Bari diventa, questo è un esempio di case study in inglese, cioè quindi il caso Vlora diventa un esempio per cercare di riflettere, guardando i differenti punti di vista, sicuramente molto più articolati di quelli di Pancia di oggi, no? Perché anche il punto di vista di Martelli ha una chiara idea, cioè una chiara matrice, no? Dice noi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo fatto questo e questo, noi abbiamo rimpatriati in accordo col governo, cioè, no? Cioè come dire, anche là la cosa che si impara è che c'è un margine di legalità, no? Assoluto in tutte le varie prospettive, no? E questa è una cosa che non bisogna dimenticare, eccetera. Quindi queste sono le domande e poi appunto si dovrà scrivere a casa, questo è l'homework, questo short essay che dovrebbe descrivere veramente cosa è successo, quindi capire se le coordinate dell'avvenimento sono chiare, prendere almeno due differenti opinioni, va bene, che sono presenti, come dire, sintetizzare l'opinione di Dio Grande, che è quella più complessa che viene sicuramente pensata, e esprimere cosa si pensa sia si sia imparato dal caso della Roma. Va bene. Un'attività molto semplice, vedete tutte le attività, ovviamente io vi ho fatto vedere questa che è un case study. L'altra cosa che non vi faccio vedere perché sto ancora finendo le attività didattiche è invece uno studio sul concetto, sulle leggi migratorie internazionali, va bene, che abbiamo preparato, che vanno dalla, diciamo, dai decreti della Lega delle Nazioni sullo status di rifugiato sino al famoso compact dell'ONU, va bene, passando per il trattato di Dublino. Quindi c'è questa anche, ovviamente questa è un'attività molto più complessa, capite, della cosa della Flora, però ci stanno appunto attività anche graduate a seconda della complessità. È molto interessante, non ve lo faccio vedere, però se avete domande, per esempio anche le impressioni che si hanno sui leader dissidenti dell'Est Europa, no? C'è questa bella attività, per esempio, preparata dai miei colleghi ceco, dal mio collega ceco e dal mio collega ungherese, che hanno ripreso, no, le varie personalità e cosa è successo a queste personalità, una cosa di cui i nostri ragazzi non conoscono assolutamente niente, perché se gli dite il nome di Imre Nagy, probabilmente penseranno che può essere una marca di birra, di arezza, di qualcosa da mangiare, eccetera, non avranno idea. Quindi si tratta di attività. L'altro scopo è vedere, avere attività brevi, cioè non è un'attività lunga su cui però poi si possa, come dire, discutere e si possano formare una serie di concetti, eccetera. Non manca appunto, adesso non abbiamo visto, le indicazioni cronologiche sono sempre presenti. Tutto il pacchetto è fatto all'incirca di una quindicina di differenti, anzi saranno una ventina alla fine, eccetera. Accanto a questo poi ci sono sempre le collezioni di fonti. Queste sono le fonti che noi abbiamo utilizzato. In realtà poi all'interno del pacchetto generale sulla Flora c'è anche un brano di Edgar Morin che parla dell'immigrazione nel 91, cioè nel 91 quando viene dopo il fatto della Flora, quindi un grande intellettuale che parla contemporaneamente, e c'è poi una grossa recensione della nave Dolce,
va bene, con la clip che può essere in qualche modo vista. Quindi uno può anche aggiungere, cioè noi diamo la possibilità poi di avere anche altri materiali supplettivi rispetto a quelli che noi proponiamo di usare nella lezione come questo caso. Qui vedete che tutto il materiale ovviamente è scritto essenzialmente in inglese, ovviamente quello della Laura avrà il suo corrispettivo italiano, perché in realtà questo è stato tradotto, il materiale è stato tradotto in inglese. Quasi tutto il materiale in questo caso è stato preso dal Corriere, perché ho usato l'archivio storico del Corriere della Sera come fonte principale, ovviamente se ne potevano usare tanti altri, ma questo è stato più o meno fatto. Non so se avete domande sull'utilizzo, insomma, su come si può. Il tentativo è quello appunto di vedere questi tratti comuni che in qualche modo si occupano dell'Europa, perché l'Europa appunto ha questi tratti comuni, per cercare di avere delle attività didattiche che possono essere fatte in realtà in Italia, come in Grecia, come in Ungheria, come in Francia, come in Gran Bretagna, cioè che possono avere un valore di caso esemplare in questo caso, o in qualche modo accomunano le nazioni. Per cui, per esempio, adesso sul cultural heritage, cioè sui beni culturali, sul patrimonio culturale, ogni tanto confondo le due lingue, noi stiamo appunto, io lavoro su questo caso particolare dei monumenti del fascismo, però abbiamo anche una unità generale sul cambiamento della toponimastica nelle nazioni europee, no? Quando avviene, perché avviene, eccetera, eccetera. In questo caso la nostra parte riguarda il fascismo in particolare, però tenete conto che in Serbia, per esempio a Belgrado, le strade talvolta hanno cambiato in pochi anni 4 volte i nomi, no? Cosa che a noi non è capitata, però noi lungo mare arado di Crolla Lanza ce lo teniamo ben capo, insomma. Abbiamo fatto una censura sempre molto soft, anche se diciamo dopo il 44, per esempio a Roma, fanno dei grandi cambiamenti nella toponomastica, eccetera. Non so se avete domande su queste attività. La mia più che una domanda è, cioè, trovo questo lavoro veramente molto stimolante e effettivamente abbastanza spendibile nella pratica. Io però da un paio d'anni ormai insegno nella scuola secondaria di primo grado, sì, dove pensare a 2 ore di storia già è chiedere tanto. Pensare a 2 ore di, mettiamolo in questo senso, di approfondimento, diventa una chimera. Sì. Però, diciamo, riflettevo mentre l'ascoltavo sulla possibilità di veramente utilizzare questo. Noi abbiamo nella scuola media di utile le ore di approfondimento, che solitamente vengono date dalla cattedra di italiano e che ormai già da quest'anno, dall'anno scorso, stiamo usando tanto con l'insegnamento di cittadinanza, prima ancora, diciamo, di questo caso politico mediatico. Quindi in questo senso la vedo un'attività certamente molto 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 ridotta per la scuola media, però sicuramente un buon punto di partenza, insomma, anche questo. Io ho fatto vedere ovviamente l'attività.